Col piacere di essere ospite di Giorgio Levi, che da dicembre dello scorso anno è in svariate librerie con il suo Volevo essere Jim Gannon, delle edizioni Mercurio di Vercelli. Questo libro è un romanzo biografia, come ci racconterai, che racconta 30 anni di giornalismo e dei salti mortali che uno è costretto a fare per diventare qualcuno in questo mondo, in quello che poi è uno dei mestieri più affascinanti, comunque, per quelli che ci sono. Mi piacerebbe partire dal titolo che tu hai voluto dare a questo libro, perché Volevo essere Jim Gannon si ispira a un film del 1958 che si intitola 10 in amore, i cui protagonisti erano Clark Gable e Doris Day, e che racconta alla fine una storia d'amore tra un caporedattore coriaceo di un giornale americano e una insegnante di giornalismo, che tutto il film si scontrano perché Clark Gable sosteneva era un fautore del primato della pratica sugli studi, quindi lui vede proprio di malocchio l'istruzione, diffida ed è anche ostile a chiunque elogi un proprio titolo di studio per diventare un giornalista. Ma dici, qual è la vera ragione che ti ha spinto a diventare un giornalista? Cioè, tu veramente potevi essere qualcun altro? No, questa che hai detto tu, in pratica. Anche se nel tempo è venuta fuori l'idea che io volessi in realtà fare l'attore, fare giornalista, e non il giornalista vero e proprio, e forse alla fine non sarebbe stato così malvagio. No, è come dici tu, Clark Gable in questo film interpreta la parte di quei giornalisti americani degli anni 50 e 60 che erano così affascinanti nella mia testa, per cui le redazioni fumose, le bretelle, le camicie fuori dei pantaloni, il sigaro viene già 10 anni, ti colpì? Sì, mi ha colpito perché avevo 10 anni quando ho visto questo film, i miei genitori erano usciti, io ho acceso l'unico canale televisivo che allora c'era della Rai e trasmettevano in bianco e nero questo film, e quando ho visto questo tizio in questo open space, che qui non c'erano gli open space, era tutta una cosa nuova, gli ho detto, beh ragazzi, io però voglio fare quello che fa lui. E da quel momento lì in poi non mi sono mai più staccato da questa idea. E forse oggi, che ho 61 anni, secondo me vorrei ancora essere Jim Gannon. Ogni volta che rivedo questo film mi dico, io voglio essere Jim Gannon. Anche se in parte poi lo sono diventato. Ma la tua gavetta è stata dura? È stata durissima, è durata una decina d'anni, nelle cose più strane. Una volta si poteva cominciare a fare il giornalista così, diciamo, anche infiltrandosi nelle redazioni. Oggi questo non è naturalmente più possibile. Io mi ricordo che nei miei anni giovani, cioè finito il liceo, volevo subito fare questo mestiere, avevo conosciuto un giornalista che lavorava per la Gazzetta del Popolo, che è stato un grande quotidiano torinese, e questo poverino stava diventando cieco, ma non lo voleva dire. Lui stava nella sala stampa della Questura di Torino. Allora c'era, oggi credo che non ci sia più, un posto dove i giornalisti stavano tutto il giorno intorno a un tavolo, leggevano il mattinale dove la polizia metteva, dove la Questura metteva le operazioni che si erano svolte nella notte, e poi di giorno si aspettavano le notizie di Nera. E lui stava, era l'uomo della Nera della Gazzetta, ma poverino non ci vedeva. E allora io gli ho chiesto se potevo fare qualcosa per lui, e lui mi ha detto, ah sì, che fai qualcosa per me? Vieni qui, ti siedi qui, io ti detto. Tu mi leggi le notizie, io poi ti detto i pezzi e poi li mandiamo al giornale. Cioè io facevo una specie di segretario, insomma, però quella cosa lì di stare lì in mezzo degli altri giornalisti, io così giovane, e di cominciare a imparare questo mestiere mi affascinava molto. Poi lui tirava fuori di tasca sua, credo, 500 lire, 300 lire, che era il compenso per aver fatto questo lavoro. E così lui evitava di spiegare al giornale che non riusciva più a scrivere i pezzi. Ecco, per dire che erano milione le strade possibili e queste non portavano mai a un lavoro definitivo come oggi. Oggi non si può più fare, oggi esiste una via sola, che è quella di laurearsi e di iscriversi a un master di una università italiana a Torino. Io insegno quello di Torino, ma a Torino piuttosto che a Roma, piuttosto che a Milano, e il master ti consente di andare a Roma a fare l'esame da professionista e ti dà l'opportunità con degli stage di entrare dentro le redazioni e lì dentro cominciare ad annusare l'aria e soprattutto a farsi conoscere, insomma. Poi che arrivi il lavoro, questo naturalmente è un altro discorso, l'università non è un'agenzia di collocamento, quindi
la certezza di lavorare non c'è, però l'unico modo per un ragazzo, per un giovane laureato, per farsi conoscere in un giornale è di entrarci facendo degli stage. E gli stage sono possibili solo più attraverso le università, almeno nei grandi giornali, la Repubblica, la Stampa, il Corriere della Sera. Che tu questo libro lo dedichi a tante persone, ai disoccupati, a coloro che scrivono articoli per un euro, e anche ai giovani di 20 anni che hanno scelto, hanno questo sogno e vogliono fare giornalisti. Ma questo ormai è l'era di internet, su Twitter siamo tutti giornalisti, chiediamo le notizie, vero, false, non importa, tanto l'importante è fare spettacolo. Ma secondo te internet sta un po' uccidendo il vero giornalismo o lo sta cambiando e quindi ha ucciso forse più la pigrizia dei giornalisti che non si vogliono mettere in gioco e adattarsi a queste nuove regole? No, io escluderei i giornalisti, non hanno colpe di quello che sta accadendo. Quello che sta accadendo è gravissimo, cioè c'è un crollo totale di tutto il mondo editoriale come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi, ma non è cominciato oggi. E nemmeno ieri, è cominciato secondo me alcuni anni fa. Gli editori non hanno voglia di capire, non hanno voluto capire, ma soprattutto non hanno voluto investire in qualche cosa che ammorbidisse questa trasformazione. Io la prima volta che sono andato su internet è stato nel 1989, quando internet non c'era. Sono andato al Centro Studi e Ricerche dell'Olivetti, dove si faceva una specie di collegamento con l'Università della California. Era una cosa sperimentale, quella roba lì era internet. Io non sapevo il nome di questa roba qui, ma sono andato lì, ci siamo messi davanti a un computer dentro l'Olivetti, la vera Olivetti, e sullo schermo sono comparsi dei dio di Verdi che dicevano University of California, United States of America, how are you? Ci facevano una domanda, cioè chattavamo. Io non, nessuno sapeva cos'era questa cosa, non si chiamava credo neanche chat. E noi abbiamo risposto che ci trovavamo a Ivrea in Italia e che cercavamo un contatto. Quella era internet. Perciò siamo alla vigilia del 1990, ragazzi. Perciò oggi siamo nel 2013. Questa cosa ha avuto un'espansione grandissima da subito. Io sono stato uno dei primi 100 abbonati a internet quando internet era servito da una sola società che si chiamava Agora, una società romana legata al Partito Radicale. Io mi sono iscritto a internet senza sapere che diavolo fosse. Però poi, come abbiamo visto, questo sistema ha avuto un'espansione enorme, totale. Oggi comprende miliardi di persone nel mondo, decine di milioni di persone in Italia. E questa rete si è trasformata in un portatore di notizie sostanzialmente, anche i social network sono quelli, cioè se io voglio sapere qualcosa adesso e vado sul mio profilo di Twitter dove seguo alcuni colleghi giornalisti, da De Bortoli a Ezio Mauro e ad altri, o a Calabresi, e loro lì mettono un tweet, io so che cosa è accaduto, cioè questo è il sistema. I ragazzi che non hanno questa tendenza così spiccata alla lettura, se vogliono informarsi, trovano certamente più comodo accendere un iPad o un telefonino e leggere le notizie. Ma questo gli editori dovevano prevederlo almeno 5, 6, 7 anni fa. Non l'hanno voluto fare. Oggi ci troviamo in una crisi enorme. Ci sono un sacco di giornali e di grandi editori che, come noto, stanno chiedendo gli stati di crisi per lasciare a casa i giornalisti, e questa cosa sta rapidamente avanzando, cioè ci troviamo di fronte al crollo totale dell'editoria vecchio stampo cartaceo. Ci sarà ancora spazio per i giornali di carta? Non lo so. So però che questo sarebbe il momento finalmente di investire, cioè tu investi nell'editoria quando c'è la crisi, non o prima, non dopo. E però in questo momento nessun editore sta investendo e quindi è una grande incognita. Ne è un esempio un quotidiano che si chiama Nord Ovest, che è uscito su carta a fine dell'anno, un quotidiano economico piemontese, sì. Dove hanno assunto alcuni giornalisti, ma tutti questi giornalisti sono stati assunti con un contratto a termine di 6 mesi.
Ora tu fai l'editore e programmi 6 mesi di un quotidiano. È vero che stiamo sotto elezioni, quindi può succedere qualunque cosa, però è anche vero che questo non è un modo di fare editoria serio, e crei e alimenti delle speranze e crei della disoccupazione. Perciò da una parte non si investe sulla rete come si dovrebbe, per esempio chiamando dagli Stati Uniti i grandi esperti di internet e portandoli dentro le nostre case editrici, perché forse loro hanno le idee più chiare, e dall'altra parte si investe male e tutto questo sistema insieme è un po' come una montagna fatta di terra molto friabile che un po' alla volta si sta erodendo il terreno, e abbiamo davanti un anno forse fra i più difficili della storia del giornalismo. Io mi ricordo una copertina dell'Economist più o meno circa 5 anni fa in cui si ipotizzava che entro il 2050 il cartaceo sarebbe morto, soppiantato da internet. Sì, alcuni dicono anche prima, non è detto. Certo, per ora non è stata trovata la chiave che fa leggere i giornali attraverso la rete. Io credo che dipenda solo dal materiale con cui oggi sono costruiti i lettori, sono costruiti gli iPad o cose simili, cioè che è rigido. I giapponesi ho appena scritto un articolo che hanno inventato la carta elettronica. E quindi quando questa cosa rigida tu la potrai arrotolare e srotolare e ritrovarti, la stessa cosa allora forse sarà molto ma molto più semplice. No, ma lei avverrà in un momento breve. Ci va ancora un po'. Io ai ragazzi, l'altro giorno sono stato a presentare il mio libro in un istituto vercellese, c'erano più di 100 ragazzi, eccetera, e alcuni di loro mi dicevano: ma mi piacerebbe fare giornalista. Cosa, secondo lei, lo posso fare o non lo posso fare? Io credo che i ragazzi che oggi fanno il liceo e che quindi dovranno fare l'università, perché ormai laurearsi è obbligatorio, andranno incontro alla prima ondata di inizio di una nuova era editoriale. Insomma, secondo me il lavoro 5, 6, 7 anni ricomincia a marciare come prima. L'informazione non è morta, è lì, cioè, tutti i giorni è esattamente uguale a prima, è soltanto il mezzo con cui tu ti informi che sta cambiando. E se gli editori non vogliono proprio suicidarsi completamente e decidono di fare investimenti considerevoli, perché non si tratta di un investimento tanto per fare, fra 5, 6, 7 anni questo mercato del lavoro si riapre tutto. E quindi a un ragazzo che fa il liceo dico: perché no? Provaci, perché. Cioè, i giornalismi sono tanti, alcuni spariranno, ma tanti altri fioriranno. Certo, i giornalismi sono tanti, la televisione aveva già creato uno sconquasso enorme negli anni 50 e 60 e si diceva che avrebbe ucciso la carta stampata. In realtà non era vero, perché la televisione non ha questa forza dirompente che ha la rete, non è interattiva. Guardi la televisione, non è che puoi rispondere, qui invece si dialoga. Sì, è questo dialogo che ha cambiato le regole del gioco. Però, santo Dio, ragazzi, investite in questo campo, perché così l'orizzonte è solo scuro. Ma non per sempre, non per sempre. Per le notizie ci sono sempre le stesse, e sono sempre di più. La differenza la farà la qualità, naturalmente, si pagherà una rete. Cioè, il problema qual è? Il problema è che gli editori si stanno domandando come far pagare l'informazione di qualità, e questo la chiave. E l'informazione di qualità si pagherà, probabilmente la rete è gratuita, ma non sarà sempre tutta gratuita in qualche maniera, per avere accesso a un'informazione ricca, veritiera, eccetera, eccetera, bisognerà pagare. Ma questo verrà in un secondo tempo, e adesso è necessario adattarsi ai mezzi. Insomma, i giornali come Repubblica, Corriere, La Stampa, che vanno sull'iPad, di fatto propongono la stessa versione che c'è su carta, ma la vediamo lì in PDF, e non è quello, cioè non è questa l'operazione, perché è fastidioso leggere La Stampa in versione PDF su una cosa piccola come un iPad. Ci vuole un ulteriore passo avanti, però senza l'aiuto di americani, giapponesi, israeliani che stanno lavorando a questi progetti, secondo me non ne usciamo.